stato. Donatta, Donatta era sempre una cosa. Come? Donatta, Donatta, sempre una Donatta. Come succedeva una piccola cosa? A Donatta, Donatta. Sempre tatarata, pipipi, pipipi, tatarata, sempre uno sbattere di testa. Sempre le stesse cose, dice Catenacci. Poi il fatto di arte, lui era un figlio intenditore, non era mica uno che scherziava. Però sì, tutte sì, quelle so. Cose moderne che venivano da Parigi, cioè quelli che finivano in ismo, no? Picasso. Il cubismo, l'astratismo, l'impressionismo, meteorismo, tutte, esatto, il meteorismo, no, esatto, no, quello, no, non no, c'entra niente. Insomma, no. Tutte quelle bacinate là, non è che lui gli andavano molto, insomma, non le sopportava, ecco. Insomma, una volta ha radunato tutti i pittori e gli scultori, no? E ci fa, artisti camerati dell'Italia fascista. La pittura e la scultura devono rappresentare ed esaltare la forza muscolare fascista. E soprattutto deve essere di facile comprensione, senza tanti rigori e complicazioni, tristesse e malinconie, proprio così detto. Quindi niente nature morte. No, no, niente, niente. Niente. Tutto deve essere allegro e ottimista. Poi ha elencato tutta una serie di soggetti ai quali i pittori si sarebbero dovuti ispirare. Cioè il cannone, la mitragliatrice, la pagnotta, il moschetto, l'aratro e Carnera. Carnera. Esatto, Carnera, perché lui rappresentava proprio, era stato la forza italica. Esatto, campione mondiale. Primo Carnera. Esatto. Poi ha concluso il discorso dicendo, chi sgara l'avrà a che fare con il Pavanati. Chi sbaglia, come dice lei, vuol dire sbagliare. È esatto. Romano. Insomma, me lo diceva questo il Pavanati che... col manganello, capito? Roteava il esatto, proprio esatto. Insomma, una volta arriva a Palazzo Venezia lo scultore Landù. Landù. Esatto. Non era Landù. No, celebre, no, 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 quello celebre tutto con la barba bianca, no? Ah, beh, quella che ha barba blu invece. Sì, sì, con un busto che ha fatto per il duce. Scopre questo busto. E c'era tutto un duce, tutto rintorcinato, non si capiva niente. Rintorcinato? Sì, tutta una cosa strana, tutta rintorcinata. Insomma, non si capiva dove guardava, che miseria era. Cioè, il naso tutto storto, la bocca che era una smorfia. Un po' insomma, astratto, un po'... A un certo punto il duce lo guarda un attimo e poi fa... Ehi, Landù, ma che roba è quella là? Ma a me non mi assomiglia per niente. Non mi assomiglia per niente, esatto. Il duce. Insomma, Landù fa... Ma duce, con quella voce c'è... Con il suo permesso, la scultura non deve essere una pura rappresentazione fotografica del soggetto. E poi prosegue. Io ho inteso più che altro rappresentare e simboleggiare le angosce e i tormenti dell'animo umano. Artista era. Esatto. La spressa delle forme a significare lo spasimo e il tormento che l'esercizio del comando arreca la sua eccellentissima persona. Insomma, tutti questi paroloni qua... complicati che non si capiva niente. A quel punto a uccello del duce il Pavanati ci ha dato bang, una manganellata che insomma Landù si è vista tutta una maschera di sangue, non si capiva più niente. Gli avevano tutti i denti, esatto. Come critica così trattava gli artisti, Invece dei critici dette ho capito poi Pavanati poi ci ha detto Landù chi questo Pavanati no no il duce Landù, che aveva tanto Landù Stava curando le emorragie con un cerottone grossissimo. C'era la mano sulla bocca. Che se gli veniva da ridere. Era un disastro. Ci fa. Allora. Che aveva avvertito di non fare tanti grigori. Fatti grigori. Da oggi in poi sarai addetto a fare solo le colonnine spartitraffico sulle strade. Le colonnine. Esatto. Proprio degradato. Sì, sì, sì. E solo a Natale farai pupassi del presepio. Proprio così ci ha detto. Madonna. Così un'altra volta impari. Piccolo ti faceva quella là, vai a vedere adesso tutte quelle rintorcinate che fanno, si vede mezzo occhio, mezza gamba, poi una budella di fuori, poi una cosa che la si è storto, il braccio è tutto storto, ma cos'è l'arte quella là, ma che cos'è, io dico cos'è, ma qui c'è una confusione che non si capisce più, non capisce lei, perché non è preparato, ma lei non è preparato, quando c'era lui, che era lei, ma perché lei è un pittore, la pittura era quella, c'era l'alberello, poi il cannone, la corazzata, la mitragliatrice, e fermati là, adesso, ma cos'era tutte quelle cose di ismo, il cubismo, l'astratismo, il paitismo, il pitismo, il rittismo, il cretinismo era! No, che cretinismo, ma che sta dicendo? Quando c'era lui! Va bene, io mi ricordo, basta, della musica, troppe cretinate!